41 anni fa nacque il pappone perdente, sfannullone, parassita Marcel Minga. Qui lo vediamo a 2 anni e già c'aveva quell'atteggiamento di uno che voleva fregare tutti. Vedi come fa con la mano? Te voglio fregare, te voglio fregare. Non vi fate ingannare dall'altra mano che tiene un fiorellino. Attenzione, attenzione. La sfortuna è capitata a questi due poveracci, gente onesta, però la sfortuna ha voluto che gli capitasse questa zecca. Non vi fate ingannare da questo visetto d'angioletto, quel sorriso. E lì nella mano destra ti tiene sempre un fiorellino per ingannare sempre. La sfortuna ha voluto che questa zecca albanese venisse qui in Italia. Since I came from Albania to Italy, we used to live in one room, four people. E indovinate un po' cosa ha deciso di fare come professione? Il tipografo, così poteva stampare i soldi, capito? Virus, Oh, qua virus, c'è virus. il sangue rumeno, ricordati sempre, Capito, il con quello virus fa albanese. sì, la prima, si ricorda di me. No. Uno Oh, stronzo ammazza! albanese. Guarda Oh man, now I remember Simone, a young guy that used to work here. This was the computer area. Oh man. Ecco, qui ci fa vedere l'ufficio da dove lui stampava i soldi. E capito, così poteva stare così alle spalle della comunità. Guarda, fa vedere il suo ufficio, questo parassita. Guarda, guarda, qui dice, guarda, qui con questa macchina qua ho stampato i soldi. Capito, da parassita quali sono. Poi, non contento, voleva diffondere questo virus del fancazzismo anche agli altri e cominciò a fare video su YouTube, questo parassita! Ma sentite che concetti da parassita che voleva mettere in testa alla gioventù della paese e dei cittadini. Per come la vedo io, tra cassonetto e l'umiliazione proprio di tutti i giorni che passiamo al lavoro, è quasi meglio il cassonetto alla fine, eh. Questa è la serie podcast che fece con l'altro amico parassita Amerigo, dove parlavano di queste loro minchiate, queste loro idee per non lavorare. Era il 2015 e guardate cosa pubblicavano su YouTube questi perdenti. È facile dire quello che dici te se stai nella situazione che ti trovi. Quando ti troverai veramente a dover fare tutto da solo, lì, diciamo, posso starti a sentire. Ma se da una parte dici che, insomma, che non c'è nessun problema, cioè tu nel video dici che. Ma qual è il problema? A noi ci serve il cibo, ci serve la casa. E mai detto cazzo, mai detto niente. Chi cazzo te lo produce quella birra, quel cibo e tutto? Cioè, ti capisco, amico. Ti capisco che stai male anche se non hai gli stessi problemi che ho io. A te molte cose ti sembrano astratte perché non le stai vivendo, amico. Per esempio, non avere la spesa della casa significa, e addirittura nel caso tuo non dover per forza lavorare, non stai a contatto con la realtà, amico, purtroppo. Cioè, per me questa è guerra pura, amico. Sotto questa apparenza di tranquillità, di civiltà, no? Sai quanta gente deve mangiare merda tutti i giorni? Deve subire le peggio schifezze. Le peggio schifezze, amico, lo vedo tutti i giorni. Sono intrappolate, porca troia. O per figli o per altri cazzi, per mantenere il posto di lavoro subiscono di tutto. E muoiono anche, come è successo a un operaio al lavoro da me. Tutti vedono queste cose qua. Però pensano che non c'è alternativa. E io invece penso che l'alternativa c'è. Cioè io mi rendo conto, per esempio, che ho molte potenzialità. Fotografia, per esempio. Grafica, montaggi video e tutto, però devo trovare un modo etico, diciamo, che mi piace fare per sfruttare queste cose, queste capacità che ho. E quindi questa cosa, per esempio, che ho conosciuto te e quindi siamo a contatto adesso, e chissà se nasce un qualcosa che mi permette di usare queste cose che ho in modo etico.
politico come voglio io, non essere comandato da nessuno. Ma cos'è questa etica che parla sempre di etica, questo parassita? Io prendo i soldi e basta. Qual è il problema? Faccio quello che c'è da fare e basta. Amico Amerigo, this is my place. Ecco, qui sempre nel 2015 fa vedere dove lavorava da Amerigo. Guardate che bel lavoro che aveva e l'ha lasciato il parassita. Questa è l'email. Cioè, in pratica qua ci arrivano i lavori. Di solito sono PDF. E usiamo un programma che adesso non posso far partire perché vabbè, devo accendere quest'altro computer qua. Poi sì, è vero, lì in questo posto morì un suo collega lavorando proprio perché c'era una pressione altissima di lavoro. Ma cosa vuoi? Questo è il lavoro, cosa vuoi? Che è una cosa normalissima, scusa, eh? Prendo ogni pagina e lo mette su un file più grosso, sempre inkjet questo. C'è la testina che fa avanti e indietro qua. Anche una macchina digitale che stampa. Guarda, ci sta un altro lavoro per esempio, dove ci stanno tutte le Conat, Margherita. Alluminio. Qua c'è una testina che scrive su. Girando su. Una testina scrive con laser sulla. E poi una volta che è sviluppata qua esce così proprio, come hai visto qua. Ecco, qui il parassita ha fatto questa foto per dire guarda cosa mi tocca fare, lavoro per cazzate così, insomma, mentre il mondo sta andando a rovine e tutto, io sto qui a impaginare petto di palla, gna 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 gna, sempre a lamentarsi questa vittima, no? Perché lui diceva che, ma io come faccio a salvare il mondo se nello stesso tempo sto distruggendo il mondo con questo lavoro? Cioè io sto lavorando per il sistema, di questo sistema, dice sempre sistema, sistema, sistema. E quindi qual è il problema? Sì, lui no, quindi non voleva fare il guerriero se allo stesso tempo lavorava per il sistema, perché quando arrivava al lavoro era distrutto perché aveva lavorato per il nemico, secondo lui, e quindi ha detto no, voglio fare il guerriero a tempo pieno, così posso dedicarmi tutto il mio cervello, il cervello che non ha ovviamente, per combattere il nemico. Così se io lavoro le 8 ore per il nemico, poi arrivo a casa e non ho più energie, non ce la faccio a salvare il mondo. Questo parassita! Fallito miseramente il tentativo con i loghi, Marcel provò con l'amico albanese che disegnava macchine, il designer Luis Cacciamoli. Ma purtroppo, tanto per cambiare, non funzionò. Qui vediamo il disperato Marcel che dice, mentre testava le telecamere da solo in casa, We want to make money, vogliamo fare soldi, lo diceva in albanese. Vogliamo fare soldi, ecco, dume bolleg. Perché si doveva vendere. E questi nostri eroi non erano capaci. Luis, non guardare l'obiettivo, porca puttana. Hello everyone, I'm here. Poi ho cercato pure di farlo parlare in inglese, Luis, ma è stato veramente. Got it? Ok. Hi everyone. Okay. Hi everyone. Hi everyone. Ah, okay. C'è un po' Carl. Hi everyone. Luis here. Let me help you. I want to talk a little bit about the car design. Marcel is a graphic designer. Un po'. I am. Car designer. Ridevano perché car in albanese significa cazzo. Aspetta, perché. And together. Sì, è 10 armeni, mamma mia. Oh my god, aspetta. Car design, of course. Adesso la mamma più. We want to make a video demonstration. Hi everyone. My country. I start to design car. Buy car. When I was. Dai, su. Vai, ridi, se no se sei rigido è pure brutto poi. Hi everyone, Luis here, my car. I'm here. You are there. Stipa, vai.
Full English. No. Walk. You just say to me, come closer to the camera, and I'm coming closer. Motherfuckers, what the fuck do you want me to say? And fuck you, everyone. Bye. Hi, everyone. Louis here. Let me see now to. Okay. Let me see. Dietro tutto sfogato, luce of course. Let's see now. Hi everyone, all. Video demonstration. I'm Louis. So we went out to see some of the latest options available, and after testing many brands and models, we chose to publish on our YouTube channel 6 short video demonstrations. After testing them with Luis Cacmoli, a professional transportation designer, we decide the top 3, and based on his feedback we'll see now in detail some. Ok, ne abbiamo avuto abbastanza di Luis. Marcel era pronto per il prossimo fallimento. Si trattava di Amerigo. Possiamo vedere già da questa videochiamata del 2015 le loro idee da parassita che avevano. Io adesso, Marcel, ti darei 4 minuti per parlare, se vuoi, un po' di TED, più nello specifico magari di questi monthly, di questi video che tu fai. Ogni giorno faccio una ripresa così al volo di qualche cosa che mi colpisce durante il viaggio al lavoro, perché io, insomma, più della mia vita lo passo così, da casa lavoro, con una vita abbastanza... Oh, poverino, si lamentava che lavorava per Satana, per il sistema, poverina. Poi vediamo, sta peggio lui o tu che devi affrontare una serie di comandi del quale non te ne frega una mazza, perché te lo dice qualcheduno, per avere poi lo stesso fico che lui prende dall'albero. Sì. È una provocazione, però magari lui in quel cassonetto dietro ha trovato un pezzo di focaccia, in 3 cassonetti ha trovato una focaccia, un fico e una serie di cose che magari tu devi spendere una giornata per comprarti, soltanto che ha perso quella che alcuni chiamano dignità o altre cose. Cioè, c'è un filosofo, per esempio, Diogene, il cane, no? Lo conosci? Sì, ho sentito. Questo qui, nell'antica Grecia, no? Viveva in una botte, si dice, insieme ai cani. Faceva l'elemosina, così, tipo il re si sedette vicino a lui e lui non gli diede neanche uno sguardo, cioè, diciamo, dimostrò che alla fine valeva quanto un re. E il re gli andò dietro poi a Diogene, perché si sentiva che lui era molto saggio, eccetera. Cioè, io sto dicendo che semplicemente mettendo l'attenzione su quest'uomo, qualsiasi tipo di interpretazione uno gli dia, qualcosa lo impara. Il peggio è proprio non guardare, perché... Comunque, cosa ne pensi di questa cosa? Sta meglio lui o uno che lavora? In un modo o in un altro, io perché non voglio dire termini magari troppo duri, però in un modo o in un altro tutti siamo delle prostitute alla fine. Nessuno ha il diritto, per esempio, di comandarti, di farti fare niente, per esempio. Se tu alla fine che ti fai comandare, se tu lo accetti come normale questa cosa, perché ti hanno insegnato, insomma, a subire e quindi a vedere la violenza come normale, tu lo fai come se niente fosse. Ma per esempio mi ricordo il lavoro wage labor, cioè nel senso il lavoro con stipendio, diciamo, tu che lavori per un altro, per la gente, insomma, che andava in città dove c'era l'industria prima, all'inizio del Novecento, e andava a lavorare per qualcun altro, questa gente erano visti un po' come delle prostitute quasi, perché, cioè, come fai a vendere te stesso per andare a lavorare per un'altra persona? Perché finché, per esempio, fai una cosa e poi la dai alla comunità, insomma, la vendi, quello che fai, come fa un artigiano, per esempio, quello è vendere il tuo lavoro, per esempio. Però quando vai a lavorare per un'altra persona e tu stai vendendo te stesso, e noi l'abbiamo considerato normale, ormai è una cosa che si fa da tempo questa. Ovviamente nessuno sentì i loro video da parassiti. Loro erano troppo avanti per la pecore. E Marcel si mise a fare video da solo, dove si sfogava come una vittima del sistema. Questa è una prigione. Cioè, talmente proprio ti cascano i coglioni proprio a parlare di sta roba, perché è talmente ovvia, porca troia, che questa è una prigione che viviamo. Che coglione, lui non lo sa che a noi ci piace tanto la schiavitù, che coglione, voleva liberarci.
quello della Masson, te l'ho detto anche là, mi fa un baffo. Perché Dio? Dov'è Dio? Dio ci ha fatto, Dio non può, perché Dio? Cioè, ma Dio dovrebbe intervenire. Te tienti le tue idee. Non credere te che mi puoi dare qualcosa, eh. Te, che scendi quei piedi per terra. Scendi quei piedi per terra. Non puoi pensare di cambiare il mondo. È sempre stato così. L'utopia che hai te non esiste. Te non mi ascolti e dopo mi incasso. Ma se tu mi parli soltanto. No, la tua è un'utopia. Cioè, e se la vuoi predicare, ti fai delle inamicizie, perché a te vuoi predicare una cosa irrealizzabile. Questo è il mondo, non è il tuo mondo. Il mondo reale è questo, tu. Sì, sai, è una fantasia la tua, no? Fantasia. Non si era mai realizzato. Prima finiamo il mondo, poi dopo chissà. Sì, però devi campare, devi vivere, devi avere una casa, devi avere la macchina, devi pagare le tasse. Come fai? Fra un po' metteranno delle antenne nuove che si chiamano 5G, no? Sì, sì. E praticamente quelle sono microonde. Sì, sì. Che ti spaccano il cervello. Certo. Ma chi se ne frega? Noi guardiamo la partita, sì, che ce ne frega. È un mondo che non mi appartiene proprio, io. Ma a un certo punto apparterrà, perché ti spareranno le microonde in testa. No, fra poco, eh? No, ma io tanto ho 38 anni. Che cazzo ne frega? Questo qua è successo l'11 settembre, però nessuno lo fa vedere. Questo non so quelle due torri, che sono crollate. Questo è un altro che stava lì vicino. Certo. Hai visto come è venuto giù? Guarda. Lo credo, è venuto giù, sì. Perché è venuto giù? Dai, che ce la possiamo fare? No, perché? Perché ha messo la roba. Ha messo la dinamite qualcuno? Certo. Chi l'ha messo? Bin Laden? No. Chi l'ha messo? La dinamite? Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Capiamo in che mondo viviamo? Sì, in questo. In questo? In questo. E tu però guardi la partita? Certo. Ah sì? Ma senz'altro. Se Bruno Vespa non ti ha detto dell'edificio che è crollato, no? Tu ancora che lo guardi perdi tempo a guardare Bruno Vespa? No, questo in un libro che ti... Quando, e beh, che c'entra? Quando... Qual è la differenza tra libro e TV? Merda in TV, sì, merda nel libro. Sì. Spegnete la TV, spegnete la TV, spegnetela proprio. Sì, sì. Voi votate? Sì. A chi votate? Qui a Palazzolo, quando c'era da fare per il sindaco, io votavo per uno che conoscevo, che già stava agli Ortali. Così perché stava simpatico e basta. No, perché sono stato per 20 anni in una casa che era sua, e quando io venivo in ferie andavo lì. Esattamente. Se ho capito bene, è lo Stato, è il governo, è l'Europa, è l'America. Sono delle entità che stanno parlando, che fanno dei complotti su di noi, ok. Ma chi invece dice l'incontrario, ad esempio che i vaccini fanno male, che la terra è piatta dell'11 settembre, chi sono? Sono delle persone che conosciamo? Lì più o meno sappiamo, vabbè, è lo Stato, quindi sappiamo chi può essere, i servizi segreti possiamo sapere. Hanno delle fonde, hanno... Ma quelle altre chi l'ha messo in giro quelle nozioni, quelle notizie? E un nemmeno di questo. Ancora adesso. Ma perché non ho la scapegnina, allora adesso non aspetta. Ma di che stai, le fonti? Basta. Hai preso male lì. Era lì, insomma, allora volevo andare a pescare, non è pescato, però è preso. C'era un signore lì dall'altra parte che mi ha detto vorrebbe il Duce qua da adesso. Noi ha fatto tante cose, qua da noi, ha fatto tante cose il Duce, ha fatto le scuole, ha fatto il comune, fatto le strade. Ma adesso ce lo mettono un altro Duce, perché piano piano la gente è come se... Ci vorrebbe, ecco, lo dice anche lei. E anche a te ti piace il dittatore? Sì, perché i suoi ponti che ha fatto 70, 80, 100 anni fa ci sono ancora i suoi ponti. Quelli che fanno adesso dall'autostrada cadono. Esattamente. Vogliamo ponti che si reggono. Per il resto non ce ne frega niente. Perché se siamo diventati intelligenti e sappiamo allacciarci le scarpe, perché abbiamo messo insieme 1+1, e la logica è logica. Come la matematica è matematica. Se abbiamo il GPS adesso è perché ci hanno fatto dei calcoli sopra, perché c'è stato anche, capito? Quindi ed è lì per purtroppo. Ma secondo te c'è qualcosa che non va nel mondo oggi?
No, ma quello di sicuro. Però tu non puoi mettere tutti sullo stesso piano, perché altrimenti fai questo il burrone e vanno giù tutti. Non ne salvi uno. Vediamo quel parassita, invece di lavorare come facciamo tutti noi, pagola, e si metteva a raccogliere le castagne nella montagna, se le mangiava. E guarda il parassita come va lì, faccio la legna, taglio, faccio. Ma che è il lavoro questo? Non va bene, guarda, raccoglieva la frutta dagli alberi che la gente non mangiava. Ma è parassita. We are the slaves, guys. We are the slaves. We are good at sucking dicks. And this is our future, guys. Sucking dicks. Working alone like this, even though we have technology and knowledge. I have to take wood like this. Yeah, alone here. In the mountain, I can leave on for another month or so. Who knows? These sheeple, you never know. They can poison you, they can spy on you, they can do all kinds of nasty things to you guys. Because, you know, they are, their life is taken care of by the system. And since they have time to just... And what they do is they are programmed to hate free people, usually. And so, or people that criticize me. So I'm going slow right now, guys, because guess what? When you work for yourself, guys, this is how much you have to work. It's not hard at all. But when you have to suck dicks, guys, you have to work 8 hours, okay? 8 hours sucking dicks and smiling, doing something that you don't like to do. Here, look, nature. I can kiss this. I will not poison you, hopefully. So, this is a semi-free life, guys, how it looks like. 97% of them are dumb as fuck, unfortunately. And the 3%, you know, maybe they know something, they suspect something, but they don't want to do anything. They don't want to lose their beautiful job. That's all. Useless knowledge. Useless knowledge they have. So this is how much it takes, you know, guys, to take all this stuff. You see, you saw this life. Parasite has to climb this mountain and go back at his place. This is what parasites do, guys. They parasite on you. This is not a video game, guys. I'm really doing this. Okay. Now is the funny bit, where you're going downhills, which is even harder. Because this thing can go in each direction it wants, if you can stop it. And it's funny to see all your hard work of a parasite gone to waste. Now I have to run because I'm taking advantage of this downhill. So I will use less energy. And this climb is easier. Here we go. But there's another downhill, so here we go again. Let's run again. Let's run again. This is the job of a parasite. Another climb here. Very hard. This is the hardest bit here. Oh, we made it. From now on, it's a little bit easier. And when it snows, it's tenfold harder. Very, very funny. Oh. This is also very, very dangerous because it's slippery here. I have to go just in the edge of the mountain. And I have to run now because if I don't run, I can make the climb. Here we go. Here we go. Almost there.
Here we are. We made it, guys. Voi quando volete venite, vado a fare il caffè. Adesso. Adesso. Allora, per dire una cosa sul caffè, per esempio, il caffè toglie il 40% di circolazione sanguigna nel cervello. Perché? 40%. Ma si sta benissimo con il cervello vuoto. Ma certamente, se uno non deve pensare, sta benissimo. Ecco, lui prendeva in giro le pecore e l'hanno cacciato via da quel rifugio. È normale, prende in giro le pecore che lavorano, scusa. I hate the sheeple. The sheeple. Mettiamo che ti abbia ragione, sta un complotto, no? Questa cosa, cioè, perché ti dovrebbe dare noia? È sempre successo, cioè, sempre. Quindi a te non ti frega niente se qualcuno ti frega? Cioè, siamo fregati costantemente, dalla mattina alla sera. Cosa te ne frega se sono morte 2500 persone in confronto a quanta gente è morta nell'arco della storia per mille cose, per mille motivi. Cioè, per motivi economici quanta gente muore tutti i giorni. Guarda, che ne so, le grandi compagnie in India che levano la terra, oppure, come si chiama, il land grabbing in Africa, cioè, che te ne frega? Se sono 2500 americani o 5000 africani un giorno o mezzo milione di indiani un altro giorno, cioè, è sempre stato così. Cioè, non capisco dove stia, cioè... Aspetta, tu saresti il normale, quindi. No, non dico che sono normale, cioè, sto dicendo che... Ma parliamo con gli animali, va, che è meglio che parlare con la pecora da merda. Hello, my name is 9015. Oh, guarda, anche le piante sono meglio della pecora da merda. Ecco, fatti abbracciare, alberone. E poi nel 2020 ci fu la pandemia e questo parassita, invece di starsene a casa e di mettere la bandiera che andrà tutto bene, andava in giro così, a infettarci col suo parassitismo, è vero, non solo diffondeva il vino, ma diffondeva anche il vi della sua stupidità. Guarda cosa faceva questo fannullone. Quindi secondo lei come andrà a finire? Speriamo bene, è una pandemia, per cui... Un evento, a giugno è fino a tutto. A giugno finisce tutto, secondo lei? Sto condividendo questo link, no? Tu sai andare su internet, no? Come no? Scusate, raga. Vedi questo link qua? Tanto lo guardo. Dai un'occhiata. Ciao, frate. Scusate, ragazzi. Ah, vabbè, giusto. Voi avete il terrore che ci sia il virus, però... No, ecco, no, no. Questo è un link. Se volete, dagli un'occhiata. Grazie. Ciao. They were trying to get away from you, like, this guy has the virus. Clap your hands and move your feet. Everybody. We are fucked. That dumb sheeple is very dumb. Ma stai a casa, complottista, cosa cavolo fai che parli che diffondi delle tue minchiate? He said that I'm already informed. So what you think about it? Everything is gonna be alright? He told me yes. If I run, everything is gonna be alright. Ma certamente, frate, se tu prendi il link ti prendo due palline. Aspetta, lo attacco qua. Oh yeah. Ciao. These monsters are trying to deceive my sheeple. It's not fair. Scusami, ragazzo, tu sai usare internet? Aspetta, mi scusi. Siccome lo sto dando a tutti ormai. Se c'è tempo, c'è un link qua con tanti link e interviste di tipo: guys, we are spreading our virus, guys. We're infecting them all. Hai capito? Il parassita chiama questo qua, questo cazzeggiare così, questo diffondere queste cose, il lavoro. Secondo lui questo è il lavoro. Ragazzi, scusate, io sto cercando di darlo così in mano a tutti, così. Che non so che altro fa a sto punto. Ragazzi, scusate questo link. Quindi, se everything is going smoothly, no punches and no kicks for the moment, guys. Quindi lei pensa che si fida del governo, diciamo?
So guys, she told me that I believe in government, and I've studied the thing, and it's the China's fault. So she's clearly brainwashed, unfortunately. Ma sicuramente faceva tutto questo perché voleva fare soldi con YouTube, no? Con le visualizzazioni. Come? Ah, Croce Rossa, quindi... Ah, quindi lei si fida ciecamente di quello che stanno facendo, diciamo, ovviamente. Hey guys, I can speak English too. I'm trying to give awareness to the people here, guys, okay. Because they are lying about the virus, guys. Why? Because they want to vaccinate us, force vaccinate us and make us dumb, you know, so that they can control us better. Look, man, you have no idea how many information there is online, which, you know, doctors that say that, you know, they are exaggerating on all this, you know. And I'm trying, you know, to give a link that I've done, what I've shared, all kinds of documents and interviews that doctors say that, you know, they are exaggerating. If you want, I can write it down and you can... Sure. Okay. Thank you. So, ecco, adesso faccio vedere così al volo il mio archivio. Sto facendo vedere adesso il mio archivio, che è pieno di video, proprio perché insomma non lo so, che so, un domani vengono qua da questo nemico della pecora e cancellano tutto questo archivio. Sto facendo vedere, diciamo, i video che facevo, che erano sempre, insomma, la critica al sistema, a far vedere questa schiavitù, eccetera, eccetera. E però, diciamo, ho capito che è inutile ormai. Però ecco, io non me ne frega niente. Volevo quindi far vedere tutte queste cartelle con video che ho fatto totalmente senza chiedere soldi a nessuno, assolutamente. E come ho spiegato anche prima, trovo stupido così lavorare sia per il nemico che magari venire così nel tempo libero che si ha a parlare di queste cose, così, diciamo, contro il sistema. Non puoi lavorare sia per uno che per l'altro, diciamo, no? La mia decisione è stata quella di buttarmi totalmente e lavorare contro il nemico, beccandomi ovviamente tutte le critiche, eccetera, eccetera, sono un parassita, eccetera, eccetera. Tra l'altro, la persona che mi ha detto che sono un parassita, ho fatto diversi video anche con lei, l'aiuto a fare traduzioni, eccetera, eccetera. Però ovviamente tutto questo non è... Se non prendi i soldi insomma, che ti dà il sistema, il nemico, non è... sei un parassita. Ecco, queste sono le immagini che ho fatto, eccetera, eccetera. Insomma, chiudiamolo qua, che è diventato abbastanza lungo, ragazzi. Cioè, il parassita vi saluta. As the source of the problem, when we are the source of the problem. That's my analysis of Italian-Albanian relations. I see much similarity. Virus! Benvenuti in Italia. So, you know, here in Italy, people are so dumb that you can do with them whatever you want. With anything, it's scamming, yeah. Everywhere, so. It so. Is. You know, back, I told you yesterday that I worked in Hurricane Katrina and wrote a book. The virus is following me. The virus! La pecora bendata, cioè che non capisce un cazzo perché brancola nel buio. Quella è la mia spiegazione della bandiera della Sardegna. Sì, è questa la bandiera di che? Quindi, è questa qua, vediamo sempre la croce dei Templari, la solita croce. Sì, questa è la bandiera della Grecia. E le linee tipo prigioniera, insomma, la stessa cosa. Ecco, tu hai spruzzato roba velenosa nell'aria per fare quella arte. Questi sono gli ultimi giorni, ragazzi. Questa donna forse non si rende conto. Non sei arresa al 100%, diciamo. Cioè, è dura, è bruttissima la situazione. No, io non è che mi sento arresa o forte. Io, a me mi piacerebbe che cambiasse proprio, cioè che succedesse tipo una rivoluzione francese proprio, cioè che la gente si incazza proprio col potere, capito? È la gente che si deve svegliare. L'intenzione è sempre quella, incitare la gente a fare la stessa cosa, perché loro... Ma un creativo tutto. Alla fine dovrebbe essere felice di creare. Il popolo stesso a chiedere più. Di più. Più, esatto. Spaccateli la faccia. 0689 28996. Marcello, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Queste persone che hanno i miliardi oggi controllano
e ci dividono, secondo me. Fra destra, chi sono queste persone? Chi possono essere, ad esempio? Ad esempio, chi sono? Chi sono? Uno. Ad esempio, ecco, tu mi chiedi un esempio, un nome. Sì, sì, un nome, sì, sì. Ma nomi preciso, cioè io basta che vedo insomma l'insieme della ricchezza di una persona. Se ha più di qualche miliardo, diciamo che ha il potere di influenzare il modo in cui vivo io, diciamo. Ma se fa il politico? Se fa il politico, vabbè, ma noi abbiamo capito ormai che i politici sono i pupazzi di questi miliardari, diciamo, che non si fanno vedere, ovviamente. Stai tirando fuori il tuo complesso, nel senso che in genere magari in comitiva provi a dire queste cose ma non ti capiscono, non ti fanno parlare. Qual è il problema, Marcello? Ma io non ho, credo di non avere nessun problema. Il problema, secondo me, è che ci sono molte persone che la pensano così, però io penso che per quanto voi potete ridicolizzarlo e tutto, a un certo punto tutto questo scoppierà, non potete reggerlo. Marcello, scusa, tu cosa fai nella vita? Di che ti occupi? Io, diciamo, cerco di sopravvivere in un sistema così, nel totale caos. Quindi che fai? Okay. Che fai? Concretamente, vita? Qual è la tua... che fai? Concretamente ho la scelta di fare o lo schiavo, e quindi andare al lavoro. No, questa è filosofia albanese, non conosco filosofi albanesi. L'ultima volta che hai ricevuto dei soldi per un lavoro, da chi l'hai ricevuto e che lavoro hai fatto? Allora, io ho fatto il grafico. Facevo il grafico. Ci voleva tanto dire ho fatto il grafico oppure ho rubato macchine. Era comunque un modo di sopravvivere invece che fare lo schiavo. Sembri uno tu hai cittadinanza italiana, voti tu, Marcello? Sì. Però, chi hai votato ultimamente? Così, tra amici, chi hai votato? Allora, io non ho mai votato perché ho capito che il sistema, diciamo... Ma va. We are the morning show. Sei in ritardo, dai. Radio Globo. Di dal culo, dai. Insomma, dai, insomma, che... Di dal culo è una parola albanese, non è una parolaccia. È il sistema, è il sistema. Che non va proprio, sistema, ragazzi. Richiama Marcello. Sì, infatti, veramente. Spiega lui. Andiamo da Filippo. Buongiorno, Filippo. Sì, ciao, buongiorno. Vai. Parlano tanto loro, vengono in Italia, si lamentano tanto che stanno tanto male. Ma perché non se ne tornano al paese loro se si è ricchi? L'importante è che uno lavora, si guadagna i soldi come fanno tutti quanti e poi si può permettere quello che gli pare. Cioè, tu guarda Carmen Di Pietro, che ha lavorato una vita e lei è ricca. Ed è giusto che sia così. Francesco, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Innanzi volevo rispondere a quel signore di prima. Quale? Vader, a me mi ha messo, era quello che parlava di stiamo su questa terra. Marcello. Marcello, sì. Io sono qui su sta terra per mia madre, perché è lei che mi ha messo sulla terra. Sì. E mi ha imparato anche che l'11 settembre, no? Famoso 11 settembre. E tutti sappiamo quanti edifici sono crollati là, no? Quanti? Due. Mascherina non serve a niente. Che dobbiamo fare? Dobbiamo levarla, ci sta la pia per culo. Un milionesimo di millimetro. E quindi la mascherina purtroppo non fa niente. E quindi possiamo anche toglierla perché ci rende solo stressati. E lo stress causa malattia purtroppo. Quindi quella roba che state spruzzando ovunque purtroppo fa solo che male. Grazie, questa è stata una buonissima notizia. Adesso non dico che ci possiamo baciare uno con l'altro perché sarebbe un po' troppo, però possiamo vivere con meno terrore. Grazie. Com'è? Portatori sani. A noi ci hanno detto che al Todis se non abbiamo la mascherina non ci faranno entrare fra poco. Ma quello faranno questi stronzi. Quindi lei si fida ciecamente di quello che ci dicono le autorità, diciamo? Per forza. Ah, che me frega, a me tanto il discorso è uno. Per il futuro tanta speranza. Lo sai che c'è? Che parlano solo i medici, dovrebbero parlare solo i medici, non devono parlare altre ma persone. Ma pure il medico può essere comprato. No. Noi non vediamo gente in giro che sta morendo, diciamo. Tranne chi in TV. Se faccio un giro agli ospedali. Ah, ecco. Però c'è gente che sta morendo agli ospedali, quindi sicuramente il virus c'è. Lei conosce qualcuno che è morto? Secondo me l'unica cosa che ci rimane è la positività. Tu ce l'hai il permesso per uscire di casa? Ce l'hai il permesso per uscire di casa? Bravo, frate. E quindi se ti fermo che gli dici? Ecco, che ti potrebbe andare male, adesso mi hanno fermato, hanno fatto il foglio. Se stiamo attenti che a forza di prendere ordini, chissà cosa stiamo facendo, ragazzi. Sì, stiamo facendo un macello. Lo so. Grazie. Va bene, buonasera. Ciao. Vado alla stazione di Burtina. Ma signore, sto... All'ora di pranzo alla stazione di Burtina ci stanno gli hippie che fanno le riunioni. Ma sono ancora vivi? Sono ancora vivi? Sì. Ma
loro probabilmente, perché sono portatori sani. Ovviamente il portatore sano. Ragazzi, io sono venuto qua per liberarvi da questo terrore del virus. Il virus non esiste. Potete levarvi la mascherina. Prego, potete proseguire. C'è qualcuno che ha qualche domanda, diciamo, che ha qualche dubbio? La gente che muore. La gente che muore è inventata, fratello mio! È gente che è sempre morta! Ieri è morta una paesana. Perché c'è il parente a Camposanto, perché non c'è il parente! Oh. Ma stronzo, mo hai rotto! I coglioni, brava signora! Io sono abituato con l'ignoranza, signora, prego! Stava a sentire la fermata dell'auto! Grande signora! Adesso in gruppo può attaccarmi, signora, prego!